Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro. Oggi vi presentiamo un video confronto tra il Galaxy S3, da molti considerato il miglior esponente Android in questo momento, e il Galaxy Nexus, l'ultimo Google Experience, sempre di Samsung ma con caratteristiche hardware leggermente inferiori. Differenza sostanziale di questo confronto che vogliamo andare ad analizzare è la presenza di Android Jelly Bean sul modello più datato, cosa che va a sottigliare notevolmente le differenze prestazionali, dimostrando come a volte il software sia più importante, in egual modo all'hardware. Andiamo subito ad analizzare, direi di partire con il browser web. Usiamo in entrambi il browser di default, non uso Chrome apposta. Ok, andiamo a cercare Nexus Lab su entrambi, eccoci qua. Impostiamo in tutti e due la visualizzazione desktop, sul Galaxy Nexus ce l'avevamo già attiva. Come potete vedere, risposta al pinch to zoom identica. Andiamo adesso a cliccare. Leggermente più veloce il Galaxy S3, ma comunque parliamo di dettagli. Andiamo ad aprire un'altra pagina. Andiamo ad aprire questa notizia di Pinterest. Ok, ripetiamo la prova perché purtroppo sul Galaxy Nexus non ha ricevuto l'input. Ok, anche in questo caso il Galaxy Nexus purtroppo è un po' più lento, partito leggermente dopo, ma comunque si può vedere ad occhio come ci impieghi qualche secondo in più, anche se la navigazione è ottima. La cosa cambia se utilizziamo Chrome. Con Chrome teniamo sempre il browser di default su Galaxy S3, mentre sul Galaxy Nexus utilizziamo Chrome, che è diventato il vero browser di default di questo sistema operativo, che è Jelly Bean. Aumentiamo un attimo la luminosità dell'S3 perché ha una gestione della luminosità diversa, specifica per il browser web, così potete avere una visione migliore di questo confronto. Torniamo all'home page. E andiamo ad aprire la notizia di Google e Motorola. Il browser Chrome è più veloce nel caricamento delle pagine, ma è un pochino più lento nel poterci interagire subito, anche quando non le ha caricate completamente, rispetto al browser che siamo abituati ad utilizzare. Ok, input che è partito mezzo secondo circa dopo sul Galaxy Nexus, comunque velocità comparabili, leggermente più veloce anche in questo caso l'S3, un po' più fluido rispetto a Chrome, ma comunque esperienze del tutto simili.
comunque parliamo di un processore quad core contro un dual core. Torniamo qua, vediamo le impostazioni invece del display. Le guardiamo in diretta, abbiamo già fatto un confronto tramite foto, ma è interessante vederlo in diretta con voi tramite la galleria live che abbiamo su Dropbox. Vediamo anche qua sul nostro Dropbox. Ok, e apriamo la stessa immagine. La tecnologia del display è la stessa, la risoluzione è la medesima e il risultato è praticamente identico. Ad occhio nudo vi posso assicurare che la maggiore densità di pixel del Galaxy Nexus non si vede, i colori sono esattamente identici in tutte e due, la rete di pixel, pur essendo pentile, è invisibile ad occhio nudo, anche se ci sono state parecchie polemiche in merito. Ma vi posso garantire che la qualità di questi due schermi AMOLED è assolutamente di rilievo. Andiamo a scoprire un'immagine un po' più chiara, questo deserto, eccolo qua, scusate. Come potete vedere, anche in questo caso il risultato è assolutamente identico. Abbiamo forse dei colori un po' più chiari e un po' meno forti nel Galaxy Nexus, ma questo è dovuto principalmente al fatto che nelle impostazioni di questo S3 schermo abbiamo impostato la visualizzazione dinamica, come potete standard, scusate, quando la andiamo a impostare dinamica i colori assomigliano molto di più al Galaxy Nexus. Andiamo adesso invece ad analizzare un altro aspetto, un aspetto che molti sottovalutano, ma l'aspetto dell'altoparlante. In entrambi i casi troviamo l'altoparlante in posizione posteriore. Scusate la batteria, ma non è la batteria originale in questo caso, in posizione posteriore nel Galaxy Nexus piuttosto scomoda, poiché viene coperta molte volte dal cover, da task, eccetera. Nel Galaxy S3 è un po' più comoda, anche se essendo sempre in zona posteriore a volte il suono viene coperto. Okay, andiamo a riaprire Dropbox, che noi utilizziamo sempre come hub per i nostri contenuti. Scusate. Test. Andiamo adesso a vedere il medesimo video su entrambi i device. Andiamo su subito video di qualità abbastanza alta, in 1080p. Come al solito ci impiegherà qualche secondo a caricare il video, poiché ci troviamo di fronte allo streaming del video, quindi deve scaricarlo un attimo dal server di Dropbox. Eccoci qua, cercherò di farli partire nel medesimo istante. Qua siamo fermi al quinto secondo. Ok, più o meno ci siamo. L'audio lo ascolteremo successivamente, nel mentre godetevi il video.
Ok, ve l'ho lasciato un po', qua siamo in presenza di un MP4 in Full HD, come potete vedere è assolutamente identica anche in questo caso la qualità sia video che di fluidità, quindi ci troviamo a due terminali assolutamente comparabili. Andiamo ad ascoltare, come vi dicevo in precedenza, il brano nostro di test. Partiamo con Galaxy Nexus e utilizziamo Google Play Music. Un attimino anche qua. Ok, passiamo all'S3. Ci vuole sempre quei pochi secondi per la connessione al server. Anche se in questo caso ci sta impiegando più del solito. Riproviamo, probabilmente ci sono dei problemi. Aspettiamo ancora qualche secondo, altrimenti la rimandiamo a dopo. Nel mentre che carica, ok, forse ci siamo, ha aperto il programma di Samsung per la musica, eccoci qua. Allora, il suono è certamente più pulito nel Galaxy S3, ma è più forte nel Galaxy Nexus. Stessa cosa possiamo dire anche per il viva voce, più forte ma leggermente più sporco nel Galaxy Nexus, mentre è molto più pulito ma meno utilizzabile durante il traffico urbano, poiché si fa fatica a sentirlo. Vediamo un attimo la fluidità nelle schermate. Abbiamo in tutte e due i Lancer di default di sistema, entrambi sono velocissimi. Con Jelly Bean il Galaxy Nexus può offrire una fluidità che prima gli era sconosciuta a confronto di Ice Cream Sandwich. Andiamo nel elenco applicazioni, andiamo nell'elenco widget di entrambi. Ok, abbiamo più animazioni nel Galaxy Nexus, ma pur avendo più animazioni la velocità è comparabile. Che dire, due terminali ottimi, presentano delle differenze sostanziali a livello hardware, comunque è molto, si sente il peso di un processore da 4 core, ma non così tanto come molti potrebbero pensare.
Questo video confronto è dedicato anche a tutti quelli che sono indecisi se puntare a un Galaxy Nexus Google Experience, pur sapendo che questo si può trovare comodamente adesso a 299 euro con le varie offerte delle catene commerciali, o puntare a un terminale molto bello, molto carino esteticamente, con l'ultima tecnologia presente sul mercato, ma che costa, se va bene, 550 euro con le varie offerte. Naturalmente questo confronto sarà da ripetere quando avremo in entrambi Jelly Bean installato, ma dubitiamo che le prestazioni dell'S3 possano avere un salto ancora maggiore. Quindi valutate voi, non ci andiamo ad entrare sulle caratteristiche multimediali della fotocamera e della videocamera, poiché abbiamo già fatto un confronto in merito che potete trovare cercandolo su Nexus Lab. Un saluto da Alessandro per Nexus Lab.